catchphrase. Ciao ragazzi, sono 4 giorni che non porto un video, ma ora lo porto dopo 4 giorni. Questo video parliamo di Avengers, precisamente di una grande cosa che mi è successa e che ho acquistato. Ho acquistato il volume in edizione limitata di Capitan Marvel a solo un euro, in esclusiva per l'uscita di Avengers Endgame, che esce il 24 aprile al cinema. Ovviamente è mensile, questa è stata pubblicata l'11 aprile. Allora, Capitan Marvel non l'ho mai letto sinceramente, questo è il primo fumetto Marvel che ho acquistato in tutta la mia vita, il primissimo tra tanti che spero tanto di acquistare. Che cosa dire? Allora, la carta, vedica, è come se fosse una sorta di carta da giornale praticamente, allora, a colori, ecco i nostri carissimi Avengers. Abbiamo Capitan America, Thor, Iron Man. Il nemico lo dovreste trovare facilmente, offerto da Panini Comics. E il Capitan Marvel dovrebbe essere quella che in America dovrebbe sconfiggere Thanos, anche se sinceramente il trailer di Endgame non l'ho proprio vista, può darsi che comparirà. Non so nemmeno la trama sinceramente, non l'ho ancora letto, ma sono poche pagine, non so quante siano precise, facciamo una novantina, sotto i 100 sicuramente saranno. Però io l'ho acquistato non per la storia, ma perché dietro c'è scritto Avengers Endgame. Però la serie, se mi piace, la porto avanti, ma si sa che come i fumetti di Diabolic e di Landog non finiscono mai quelli della Marvel, avete capito quanti ce ne sono? Ci sono i What If, ci sono le storie alternative, oppure un esempio Spider-Man, che ci sono degli universi paralleli, lo Spider-Verse. Questo è Cinematic Marvel Universe, l'MCU praticamente. Questo è stato scritto da Thompson Carnero, non so minimamente chi sia, ma Capitan Marvel, un nuovo inizio. Anche se sinceramente il film è disegnato diversa, non c'ha questa cinta. E poi a quello ho capito, Capitan Marvel in pratica è una sorta di reincarnazione di più persone, un potere che si trasmette di generazione in generazione, perché lo fa capire già qua, fa capire già qua in pratica tutte le incarnazioni di Capitan Marvel. Ma penso che sia sempre la stessa, qua dice combattente, soldato, eroe, pilota, capitano, leader, guerriera e icona. Non sei la stessa persona, non lo so, ma vedendo queste immagini direi che è più una cosa che si trasmette in generazione in generazione, come in un anime che in pratica ricordano le proprie vite passate. Sto parlando di Seiken Tsukai no World Break, un anime in cui ricordano le proprie vite passate. E più o meno sembra la stessa storia. Vabbè, si sa, Marvel è tutt'altra storia, americana, non è giapponese. Però a livello di situazione sembra proprio quella di Seiken Tsukai no World Break. Vabbè, ma per ora leggiamolo. Insomma, io lo leggo. Poi farò un video sopra, un altro video sopra, in cui di che cosa ne penso, ma prima lo devo leggere.